vediamo se siamo partiti un po' con il collegamento. Aspettiamo di vedere un cenno. Claudio, ci sei? Mi fai un cenno? Ciao Francesco! Ok, allora ditemi soltanto se l'audio può andare bene o come va. Ciao Giulia, ciao Donatella, ciao. Ditemi se si sente bene. Ciao mamma. Vediamo se qualcuno mi sa dire se il video funziona o non funziona. Ciao Mary. Allora, vediamo un po'. Ciao Anna. Salute piccoli. Ciao Donatella, Elide, buongiorno. Ciao. Allora, penso che si veda abbastanza bene, credo, spero. Patrizia, ci sei? Ciao Deborah, ciao Patrizia. Bene, allora io comincio con anche un saluto ai più piccoli, che so che abbiamo due bimbi, Lorenzo e Nicolò, che ci seguono questo gruppo di cucina. E saluto anche Federico e Niki, ciao. Ciao Roberta, auguri. Ciao Lara, abbiamo le due gemelle che fanno gli anni oggi, attenzione. Allora, scusate che chiedo soltanto, Luca, puoi abbassarmi un pochino il volume, perché secondo me è troppo alto, almeno credo, se no mi sembra di dover gridare. Ciao Maria. E allora, quest'oggi avevo pensato di proporvi un qualcosa di colorato. Pensavo di fare con voi un bouquet di fiori, ok? Di realizzarlo in verticale, e in modo così da dare un po' un senso tridimensionale a quello che vogliamo fare. Sapete che a me piace portare un po' il colore in tavola, perché comunque il colore dà gioia, insomma, è un po' come dire apro la finestra di casa e vedo il sole, e quindi anche portare il colore in tavola dà allegria, insomma, alla cena o comunque al momento conviviale che abbiamo con i nostri commensali. E poi, insomma, adesso diciamocela anche un attimo in silenzio, però in casa, cioè, se io gli preparo un piattino a mio marito, hai capito, che gli faccio un po' una robetta un po' carina, le forme, un po' tutto l'insieme, cioè me lo tiro anche in buona, hai capito? Non si dice che gli uomini vanno presi anche per la donna. Allora dai, facciamo anche questo. Adesso mi ammazza, se mi sente mi ammazza. Allora, dunque, quest'oggi, ingredienti per fare il nostro bouquet salato. Allora, abbiamo insalata gentile, gentilissima, educatissima. Poi abbiamo pane da tramezzino. Io userò del pane bianco, poi ovviamente ci possono essere anche altri tipi di pane, pane integrale, pane colorato agli spinaci, piuttosto che nero di seppia. Poi, insomma, a seconda dei gusti si fanno le scelte. Con la lattuga gentile ho pensato di prendere il bianco. Se avessi trovato magari quella lattuga romana, che so che c'è ma adesso non sono riuscita a vedere, anche quella era molto interessante a livello cromatico. Efni, buonasera, ciao! E quindi lattuga gentile, pane da tramezzino, poi stucchiamo. Mi viene da dire stucchiamo perché mi ricordo quando ero piccola mio papà mi diceva: stucca e pittura fa bella figura. E allora noi oggi stucchiamo con la maionese, poi adoperiamo anche un po' di senape al miele, che l'apprezzo molto. Il mondo comunque delle creme possono essere tutte le varie salse che conoscete benissimo anche voi: salsa rosa, salsa tartara, pesto, salsa alla rucola, insomma un'infinità di cose si possono fare. Poi andiamo con la farcitura, formaggio. Dunque io utilizzo quest'oggi utilizzo della Gouda e del cheddar, perché comunque ha un colore particolarmente impattante, ok? E quindi è molto decorativo. Chiaramente i formaggi utili al tipo di lavoro che facciamo oggi devono essere dei formaggi abbastanza solidi, perché sono più facili da intagliare con lo stampino, ok? Che dopo andiamo ad utilizzare. Anche lì comunque ci può essere la provola o comunque l'emmental del pecorino, insomma tantissime cose si possono utilizzare.
Poi abbiamo gli affettati. Di affettato vado tradizionale, faccio prosciutto cotto e usiamo un po' di mortadella visto che ho preso la senape al miele. E anche lì, come affettati, la gamma si stringe, no? Nel senso che comunque dobbiamo intagliarli. E allora possiamo andare su una porchetta piuttosto che un pollo alle erbe, una fesa di tacchino. Gli altri tipi di salumi li lascerei per altri tipi di decoro, ecco, non sono molto adatte all'intaglio. Poi andiamo a fare il nostro pistillo, ok? Io userò, vi faccio anche un po' vedere, scusate che faccio vedere solo me, che cavolo, di cosa parliamo qua. Allora, poi per fare appunto il pistillo usiamo i pomodorini ciliegino. Ecco, su questo, sul pistillo, io andrei a fare una certa omogeneità di immagine, userei soltanto i pomodorini, però potete andare anche con delle olive nere, delle olive verdi, oppure anche ciliegino di mozzarella, piuttosto che le provoline quelle rotonde, anche quelle sono molto cromatiche. Aspetta che torniamo a mettere i messaggini. Ok, allora io direi cominciamo a preparare qualche fiorellino. Allora io utilizzerò questo stampino qua a fiore, va bene? E adesso mi concedete un minuto che vi faccio vedere un po' del mio mondo, giusto che così capite un po' di cosa parliamo. Ecco, aspetta che tolgo i messaggi perché questo vi faccio vedere. Guardate un po' qua. Ecco, allora questa è una parte della mia passione, poi ne ho altrettante da un'altra parte. Ecco, che più che passione qua rasentiamo un po' la follia. Siete curiosi di sapere qual è lo stampo più particolare che ho? Ditemelo, aspetta che guardo se c'è qualche curioso. Ciao Fabio, Walter, ciao. Allora, più strano, guardate qua, che cos'è? La Statua della Libertà, ragazzi. Non ve basta, andiamo con la Torre Eiffel. Dai, questo era soltanto per farvi vedere una cosa simpatica. Comunque, per le donne, se mi concederanno un'altra diretta, ho delle cose molto interessanti per fare in una cena tra donne. Cioè, non pensate male adesso, perché siamo in fascia protetta. Abbiamo delle cosine glamour che una volta veramente avrei piacere di proporvi. Ma in un altro, aiuto, in un altro momento. Allora, prendo il pane da tramezzino. Aspetta che mettiamo bene il video. Adesso sposto solo un secondo i messaggi e vediamo di inquadrare abbastanza bene. Vabbè che... prepariamo un secondo, potevo farlo anche prima, ma ovviamente mi prendo sempre un po' così. Allora ragazzi, tra un po' si riparte, siamo contenti tutti, grazie del Signore, vero o no? E beh, dopo brindiamo, altro che non si scherza. Carletto, ci sei? Sei pronto per l'aperitivo? Signori di Appetime, ci siete a farci compagnia? Benissimo. Allora, pane da tramezzino, adesso stucchiamo, abbiamo detto, con maionese e senape al miele. Attenzione, che prego gli ingredienti, perché qua abbiamo il bancone grande, ci stanno un sacco di cose, però poi per poter inquadrare bene non so nemmeno io bene come mettere. Prendiamo questa paletta, questa paletta qua, vabbè dai, non è un coltello, ma insomma dovrebbe funzionare bene. Allora, mettiamo un po' di maionese, stucchiamo qua, ok, e fino a qua non c'è niente di complicato. Infatti oggi non faremo cose assolutamente difficili, anzi tutt'altro, le facciamo facili, veloci ed efficaci. Che tra l'altro ho pensato appunto a questa proposta perché magari speravo oggi fosse una bella giornata da poterlo fare fuori, perché ho pensato che poteva essere utile qualche idea dove non si andasse ad utilizzare il forno e i fuochi, perché ad esempio anche adesso che verrà l'estate magari avete voglia di fare un piccolo ritrovo tra amici, non sempre si ha voglia di stare lì a prendersi una scaldata, vero no? Ok, adesso andiamo con la senape al miele. Adesso io vi faccio vedere alcuni tagli giusto così che capiamo un attimo come far funzionare questo stampino, poi gli altri un po' li ho anche già preparati in modo da togliervi un po' la parte più noiosa, ok, e dopo vi dovete aiutare ragazzi nella scelta del vaso, attenzione che lì poi c'è da ridere. E sì, perché abbiamo detto che facciamo insieme queste cose, non mi lascerete mica qua da sola a fare. Allora, messaggi un po' la mano, ci siamo qua. Allora, stampino, ok, pressione,
Tra l'altro ho preso un tagliere, ragazzi, guarda, un bel tagliere ballerino, perché ne avevo uno molto carino che ho usato nelle casette quando abbiamo fatto il Pordenone. Spareo il tagliere, non si sa più dove è finito. Mi sono ridotta questa cosa qua, che tra l'altro gira, ti dico però. Ok, allora vedete, è molto semplice, l'importante è fare una bella pressione. Allora magari ne facciamo qualcuno così con la maionese e poi facciamo qualcuno con la senapa e il miele. Dopo mi prendo anche gli altri, li mettiamo assieme. Ecco, ce li abbiamo. Se c'è qualche bordino che sborda, lo togliamo, perché poi è bello vedere la precisione un po' dell'immagine. E facciamo qualche fiorellino così. Poi faremo anche altri fiorellini poi, però un po' alla volta, un po' alla volta. Enrico Cella, buonasera, benvenuto. Poi là, Angelo, ciao. Ok, allora, abbiamo fatto giusto, ne faccio giusto qualcuno. Adesso prepariamo, togliamo questi qua, adesso li tolgo, poi magari più tardi completo l'opera e aggiungo qualche altro tramezzino. Scusate che mi sposto, mi porto qua vicino, vedete, ne ho fatti degli altri per togliervi la parte un po' più noiosetta. Allora, adesso facciamo, vedete, io ho preso questo tipo di formaggio, ok, affettato, perché lo trovate anche già pronto, affettato, che è una manna da cinema, come si suol dire, visto che abbiamo detto che è una cosa veloce, e quindi tagliamo bene anche questo qui. Si vede? Sì? Io guardo se tutto funziona. Allora, andiamoci un po' così vedete un pochino meglio, tolgo un attimo i messaggi. Allora, andiamo a posizionare, vediamo se vedete questi qua. Guarda, qua tiene taglieri, tutti i taglieri di questi qua che girano, un tagliere serio, normale, non abbiamo in casa. Allora, appoggiamo bene, cerchiamo di far combaciare le ondine in modo preciso, ok? Adesso ne facciamo un altro. Che bello, quanti siete, mi fa piacere, mi fa molto piacere. Luca, a me che buttiamo su un'altra bottiglia però in fresca, perché qua se no non basta. Ok, allora, due fiorellini li abbiamo fatti. Sì, c'è Luca che mi sta mettendo i sottotitoli. Hai staccato il wifi, hai staccato, ma sì che l'ho staccato il wifi. Ok, adesso facciamo, guardate che bello che è questo cheddar. Vedete, questo è particolarmente decorativo. Poi dopo, se piace, questo è a gusto, però qualche fiorellino comunque color arancio lo dobbiamo fare per forza. Allora lo mettiamo qua, ok. Poi l'audio è buono, ragazzi, ditemi se è buono l'audio. Aspetta che leggo, perché mi sta dicendo che forse non si sente tanto. Si sente? Sente bene l'audio? Patrizia, ciao, ciao Patti. Voi ditemi se tutto funziona, ok? Perché io da qua, cioè a me sembra che vada bene audio, vada bene tutto, poi magari scopro che si sentiva malissimo. Quindi datemi dei cenni. Ciao Cristina, saluta i bimbi, Corrado. Ok, allora, fiorellini arancioni li abbiamo fatti, ma adesso siamo quasi a buon punto, ragazzi. Adesso arriva la scelta del vaso, attenzione, preparatevi, che ho tirato fuori i cimelli di casa. Voi l'avete preparato il vaso, ragazzi? E questa è una cosa carina per fare domani che è domenica. Spero che abbiate preso anche voi gli ingredienti, mi farebbe piacere vedere qualche vostra foto, sarei molto contenta. Beh, ultimo fiorellino in arancio, poi passiamo a mettere un pochino di affettato e praticamente a livello fiori abbiamo quasi finito. Meglio lo lascio per ultimo, la chicchetta la lasciamo per ultimo, cosa dite? Allora, io mi sono fissata che volevo mettere prosciutto cotto, adesso vedrete che in realtà non è proprio una meraviglia da intagliare, come io ho detto, io ho raccontato una mezza bugia, nel senso che la presa di tacchino sicuramente andava meglio. Però ne piace il cotto, però. Comunque, questa idea qua è molto interessante anche se dovete fare, non so, per i bambini, se volete fargli la festicciola, tutte le cose colorate, so che anche a loro piacciono i grandi, ma piacciono anche i bambini, insomma. Ecco qua. Ciao Patrick,
Abbiamo anche gli amici del Friuli che ci stanno seguendo. Ecco, vedi per esempio questo fiorellino, poverino, un po' mezzo. Vedete la precisione anche con me, ogni tanto vai un po' così. Signor Nadine, buonasera. Sappia che l'ho cercata quest'oggi. Mauro, attento che poi ti faccio lo scherzetto anche a te. Allora, ultimo fiorellino e poi partiamo a creare il nostro bouquet tridimensionale, che poi tra l'altro questa mattina, anzi questa notte, mi è venuto l'ultimo, dove siamo messi? No, niente, basta, prosciutto, basta, massa prosciutto, adesso facciamo un po' di quella mortadella. Questa notte mi è venuta in mente un'idea, perché inizialmente dovevo fare il bouquet soltanto con la lattuga. Nel frattempo prendo anche un po' di mortadella, che così facciamo anche quelli con la senapo. Allora, inizialmente dovevo fare questo bouquet soltanto con la lattuga e poi tutti i fiorellini. Stanotte mi è venuta l'illuminazione, io ho detto, mo adesso chiamo la Roberta, vado all'erbavoglio e gli dico, lei che è un'esperta di bouquet, senti, ma dammi due foglioline interessanti che le mettiamo sul nostro bouquet, così lo rendiamo ancora più credibile. Effettivamente è stata un'ottima idea questa. Quindi la vedete realizzato anche con due foglie che andiamo a inserire, sono state lavate, quindi non c'è problema. Allora, questi con la mortadella li mettiamo bene. Ok, allora posizioniamo di qua, così siamo praticamente quasi alla fine del nostro lavoretto. Quindi questo qua lo teniamo per dopo. Mortadella ne abbiamo. Facciamo ancora qualcuno però. Poi magari se ne avanza li mangiamo al di fuori del bouquet. Mangiamo prima il bouquet e qui ci lasciamo qualcun altro in più, che è meglio abbondare, che non si sa mai. Poi vedo che siamo tanti, numerosi, spero che abbiate appetito. Ciao Stefano, saluta tutti gli amici di Maniago. Che bello, dai, mi fa piacere che ci siete tutti amici, grazie mille, così mi sento un po' più a casetta. Oh, comunque adesso ci facciamo l'ultimo e adesso ragazzi vi do il compito della scelta del vaso, quindi ci dobbiamo mettere un po' d'accordo, eh? Mi dovete scrivere cosa ne pensate. Bene, i fiori li abbiamo terminati, abbiamo fatto dei fiorellini con la mortadella, con la cheddar, con un po' di prosciutto cotto, facciamo un po' di ordine e sistema. Tesoro, hai voglia di collaborare? Hai voglia di darmi una mano? Niente, mai chiedere, vero o no? Cosa dite? Ciao Aldo, ciao! Allora, fiorellini pronti, quindi questi adesso ce li lasciamo qua un attimo, sposto giusto un po' di cose così non vi disturba la vista, ci possiamo anche seguire. Aspetta, mettiamo via, mettiamo un attimo le cose di qua. Tutto bene ragazzi? Ciao Jessica! Saluta le tue figlie e anche Roberto. Allora, adesso. Bene ragazzi, presentazione della meraviglia dei miei vasi. Attenzione, colpo di scena. Allora, possiamo avere, scusate, tolgo solo un secondo i messaggi così vedo se riuscite. Allora, possiamo usare o questo vaso qua, oppure questo vaso qua, è un vaso un po' bronzato, specchiato, ma qui c'è un barbatrucco, quindi adesso vi faccio vedere, cioè, in base alla scelta. Prendo la lattuga, scusate, l'ho tenuta in frigo perché così non si... Allora, vogliamo vederlo prima montato qua? Allora, la resa potrebbe essere, aspetta che vediamo dalla vostra parte, potrebbe essere o così su un vaso di questo tipo qua, ok? Oppure, e adesso vedete, potrebbe essere su questo tipo di vaso qua. Adesso leggo perché voglio sapere voi cosa decidete. In base a cosa decidete iniziamo a preparare. Ciao Sara! Dai, ma scrivetemi qualcosa ragazzi! Voglio che mi aiutiate! Deve piacere anche a voi perché poi lo mangiamo assieme. Ciao Carlo! Allora dai, proviamo su questo qua. Questo c'ha la sorpresa che la vediamo alla fine, sperando che funzioni. Allora, inseriamo prima le foglie che mi sono fatta dare da Roberta.
ho scelto con lei queste due foglie qua. Aspetta che allontano i messaggi di nuovo e vediamo come va. Luca, tu guarda se l'audio funziona, fatti dire se tutto procede. Allora, mettiamo le due foglie, poi prepariamo l'insalata, vedete? Ecco, in questo caso per esempio poteva essere molto interessante anche quella lattuga romana, che è un po' violacea, anche quella sarebbe stata molto bella, però purtroppo ci sarebbe anche qualche ciuffetto. Io in realtà ho l'erba cipollina in quella sorta di orticello che mi sono fatta in terrazzo, solo che ha piovuto e quindi la mia povera erba cipollina è andata, si è calata giù. Quindi sono andata in prestito anche di qualche ciuffetto. Vediamo se funziona così. Cosa dite? Potrebbe andare? E leggiamo un po' se c'è qualche consenso. Vi piace? Che bello. Aspetta, dai, questa è la base. Adesso andiamo a fare una robetta molto carina. Tutta per voi. Allora, questa sarà la base. Direi che può andare bene. Allora, adesso noi ci posizioniamo con... vediamo un po' per... questo telefono, come posso metterlo per far sì che possiate vedere bene anche voi. Allora, qua abbiamo i nostri fiori, va bene. Aspetta, facciamo così. Ci prendiamo i pistilli, ok? E poi ci prendiamo anche gli stuzzicadenti alti, perché questi ci servono per andare poi a infilarceli nel nostro vaso. Allora, prima pistillo, ok? Adesso vedrai che mi arriva un bello schizzo di pomodoro sul vestito e non niente, me lo sono messo colorato, che di solito sono sempre vestita di scuro, ho detto venimo che arrivo tutta a chiazze. Ok, al centro il tramezzino, va bene, un fiorellino è pronto, aspetta che adesso voglio farvelo vedere il montaggio della faccenda. Come lo posso fare per farlo vedere? Perché per vederlo io non lo vedete voi. Proviamo a fare una cosa condivisa, ok, stiamo attenti che il pomodoro, ok, esca, non esca chiaramente il bastoncino, ok, allora posizioniamo ancora, adesso dai, ve lo monto velocemente così poi arriviamo al fiore più interessante che voglio mettere. Allora magari ne mettiamo un po' a random, come si suol dire, questi qua un po' più farciti, vediamo, lo allontano un po', se si allontano forse vedete meglio. Luca, si può in qualche modo abbassare la serranda? Abbassami questa serranda qua se riesci, che così non abbiamo la luce contro, se no non si vede bene. Eccoci qua. Facciamo prima i bianchi e farciti e poi andiamo a metterci gli altri che danno un po' di colore, ok? E vedrete che robina simpatica che viene fuori. No, devi chiudermi questa di qua, sai, che così non abbiamo la luce. Perché purtroppo qua nessuno mi vuole filmare, così mi tocca arrangiarmi. Hai capito come è la vita? Ognuno il suo. Allora, adesso iniziamo a mettercene anche qualcuno di rosa. Vediamo, forse così adesso iniziate a vedere meglio. Infiliamo questo qui, ok. Poi in caso se qualcuno si scollega, poi ritornate a vedere il fiorellino finale, che è il mio punto di forza. Ok, adesso facciamo così. Mettiamo un po' di rosa. Ne mettiamo un po' sfalsati in modo così da dare un po' di armonia. Adesso mettiamo qualcuno di giallo, questo qui c'è giallo, di arancione più che altro, che così diamo un altro po' di colore. Vedete, il fatto di avere i pistilli tutti uguali rende più omogeneo il sistema. Allora, questo qua adesso non devo neanche mettere troppo perché sennò poi per gli altri vediamo. Vedi? Bello della diretta, è tarditrice la diretta, vedi? Scappato il pomodoro. È vero, la diretta mica semplice, Per quante volte puoi provare, ti dico che sbagli anche.
Ok, dai che ce la facciamo, lasciamo giusto un po' di spazio per le ultime creature meravigliose. Facciamo ancora un po' di arancio. Scusate che voglio leggere, perché se no mi sembra di essere da sola. Dove sono i messaggi? Eccoli qua. Sonia, ciao Sonia, bellissimo, tata, vedrai dopo, aspetta che ti faccio la sorpresa dopo. Ok, allora direi che come fiori di questo tipo qua potrebbero anche, come vediamo, infilarlo bene, ci entri, non ci entri, non ci entri. Ah, perché devo cercare di guardarlo io, cercare di farvelo vedere bene anche a voi. Allora, così siamo a buon punto. Adesso prepariamo quei fiori che a me piacciono molto, che sono le calle, ok? Allora, per fare le calle, mi attendete solo un secondo che prendo qua dietro, ho lasciato il formaggio in frigo, perché così riusciamo a lavorarlo meglio se è freddo. Allora, per fare le calle prendo sempre questo, ecco, la Sissi, Sissi ha sentito profumo di formaggio, Sissi non c'è niente per te ancora. Allora, per fare le calle prendo la fettina di formaggio, queste qua poi pretagliate vi dico, sono facilissime da utilizzare. Allora, di solito per le calle io uso un pezzettino di carota, un pistillo di carota. Stanotte è venuto tutto un colpo di genio, no dai scherzo, ieri andando al supermercato, guardate cosa ho trovato, cioè l'ho trovata praticamente, guarda che roba, non l'avevo mai vista, cioè non ne avevo mai fatto caso, le pannocchie agrodolci, cioè ma avete capito, questa roba qua è fantastica, vedete che c'è la sbocciolanza, prendiamo anche uno straccetto che così l'asciugo, in modo che così non le bagno, cioè la pannocchia, avete capito, le pannocchie. Mi si è aperto un pianeta quando l'ho visto il comune, un pistillo meraviglioso. Adesso ve lo faccio vedere, guarda. Se io prendo la fettina, ok, ci appoggio il pistillo, glielo chiudo, guarda. Aspetta, adesso gli faccio il pacchettino così, perché così riusciamo a infilarcelo dentro. Cioè, guarda che roba. Non so se rendo l'idea del concetto. Adesso ve lo faccio vedere montato e vedete che roba. Cioè, mangiare un burrito praticamente, capito? Allora, iniziamo a metterci la nostra calle, perché la chiudiamo un pochino, facciamo un po' di spazio nella nostra lattuga, adesso le poverine si vorrebbero anche aprire, ma non è il momento di sbocciare. Ecco, diamo un po' di piega, cioè aspetta che la faccio vedere, anzi, che così vedete, adesso ne mettiamo 4-5. E qua Roberta mi avresti potuto veramente aiutare con le tue idee di decoro con i fiori. Allora, ma c'è molte capito il pistillo che meraviglia, cioè io queste robe parla da fuori di testa. Contenta di aver trovato il pistillo. Robe da matti. Allora, adesso ce le infiliamo qua. Ok, perché poi alla fine sono le calle che rendono anche un po' prezioso il nostro mazzo, ma come anche nella realtà, peraltro. Ecco, poi magari le roselline ce le teniamo per un'altra occasione. Non facciamo il misto su questo mazzetto, è bello avere un po' di omogeneità. Quindi quando facciamo calle, margheritine, secondo me siamo a buon punto. Dopo ve lo faccio vedere anche dall'altro, che forse riuscite a vedere meglio, perché le calle non riuscivo a metterle in verticale senza piegarle, perché quando le metto nel piatto, scusate che mi guardo un attimo, quando le faccio decorate nel piatto vanno benissimo ed è molto facile, però realizzarle in verticale mi sono dovuta un po' ingegnare, e quindi facendo il pacchettino a pacchetto le creature stanno perfette, cioè guarda che bombone, una roba meraviglia. Vedo mangiare e morire. Ecco, così adesso mio marito mi dice, ma la smetti di parlare così. Ma del resto, ragazzi, questa sono, non è che posso star composta se non mi viene. Allora, ultimo fiorellino. Ecco, direi che cioè, ci siamo quasi. Aspetta, mi posiziono, voglio farvelo vedere. Guardate. Vediamo, vedete che bellezza che viene. Adesso
sposto un po' gli ingredienti così lo guardiamo bene dal davanti, vi faccio vedere un'altra cosa che volevo mostrare. Allora, magari Luca, se riesci, abbassami anche la luce, la finestra che ci abbiamo di là in sala, che così facciamo un po'. Volevo spiegare ai ragazzi, adesso vi presento il nostro Luca, aspetta che lo allontano, se no veramente vi calate in mezzo ai tramezzini. Ok, vedete? Aspetta che lo posizioniamo così, ecco, perfetto. Allora, secondo me è una bella resa scenica questa. Poi ovviamente in base alla dimensione del tavolo prendete più o meno un vaso più grande e basta mettere magari invece che un ceppo di lattuga ne mettete due. Allora, adesso venite con me che spengo la luce, perché vi ho detto che avevo il vaso con la sorpresa, cioè, capito, stanotte. Di notte, penso alla diretta. Aspetta, buio pesto, ma che roba. Aspetta un attimo, forse adesso ne ho messo anche troppo di buio. Allora io ci provo, ragazzi, aspettate che vediamo la sorpresa. Scusate che, cioè, capito, guardate, visto come è venuto il lampo di genio. Aspetta che vi accendo la luce, perché sennò vedete solo la luce e non il bouquet. Però avevo pensato appunto che se prendete un vaso, adesso io questo qui ce l'avevo in vetro fumé, però ad esempio anche un vetro trasparente, magari ci mettete dei sassolini dentro, comprate queste lucette che si trovano un po' dappertutto, guardate che scena. Ecco, quindi voi magari quando fate la vostra cena, il vostro aperitivo un po' a lume di candela, ci fate anche il bouquet così. Ecco, adesso mo leggo i messaggi. Vi è piaciuta la sorpresa? Allora, intanto facciamo un evviva, perché ormai abbiamo capito che l'evviva è doveroso. Ciao Stefania! Stefania, guarda che tra un po' vengo a trovarti, che dobbiamo metterci tutte un po' in ordine qua. Ragazzi, andiamo fuori, cosa facciamo? Volete che stiamo qua? Lo beviamo fuori? Ditemi un po' voi. Vediamo un po' cosa mi dite. Dentro o fuori, ragazzi? Oggi non mi volete scrivere. Mi dite niente, Flavione, grazie, wow, che spettacolo, ti è piaciuto? Dai, portiamo fuori, allora, andiamo fuori, sì. Ok, allora, prendo i bicchieri, portiamo fuori il nostro vaso luminoso. Luca? Oh, ma quando lo cerchi non c'è mai. Se ha bisogno del nomo, Dio, non sparisce. Cosa dite? Anche a voi succede? Fuori, vero? No, in realtà la mia diretta volevo veramente farla fuori, ho detto oggi non uso. Luca, riesce a portarmi fuori la bulla, che adesso facciamo una sorpresina. Ok, prendiamo anche la pesca. Ragazzi, cosa mi raccontate? Cioè, adesso per andare fuori, aspetta, perché volevo fare la diretta fuori, come vi stavo dicendo, perché ho detto non uso i fuochi, non uso il forno, un freddo è venuto via da matti. Ho detto mi prendo anche qualcosa, però adesso per bere un drink, quello sì, posso uscire tranquilla. Allora mi porto via la pesca, perché ho pensato di farvi un bellini. Intanto vado avanti e indietro, e sì, perché devo portare tutto fuori, capito? Quando faccio i cambi di programma così all'ultimo, sono sempre quella che ha da inventarsele. Allora, pesca ce l'abbiamo, vi piace alla pesca? Ok, bene. Perché l'altra volta abbiamo fatto, mi pare, rossini con le fragole. E quindi, Luca, saresti così gentile da portarmi fuori il bouquet? Il bouquet da sposa. Ciao Isabella! Dai, così ce lo vediamo anche fuori. Ecco, allora ragazzi, mo adesso dobbiamo farle viva. Sapete che qua ci abbiamo sempre il tappo, perché non so, ma mi pare che si dica che il tappo porta un certo che di fortuna. Allora, io questo tappo vorrei dedicarlo ad Alessandra, ok? Poi dopo, se ci abbiamo anche qualche scapolone da tirargli il tappo, abbiamo qualche scapolone qua nella nostra zona. Cosa dite? Marco, dammi qualche nome. Poi là, aspetta che ci portiamo il bouquet. Adesso vediamo se riusciamo a stappare qua la faccenda. Allora, mettiamo preparato con il mio bimbi la polpa della pesca, ok? Con lo zucchero. Olè, fatto un getto un po'.
E lo sapete che io non sono proprio forte nel grill, però ci provo. Poi tagliamo anche una fettina di pesca qua. Allora, abbiamo trovato i nomi degli scapoloni qua. Dobbiamo lanciargli il tappo. Allora, tagliamo un po' la pesca. Facciamo il taglietto, che così poi vediamo di filarci proprio dentro il bicchiere, possibilmente. Stai su. Ci provo io a fare le cosine. Ciao Elisabetta, ciao. E adesso vi faccio vedere a tutti anche il bucchettino. Quindi diciamo oggi bouquet e tappo. Ragazzi, qua abbiamo un matrimonio in corso, ecco, adesso questa si è rotta. Vabbè, questa me la tengo io quella rotta. Bene ragazzi, stappiamo, se ce la faccio, se riesco secondo voi a farcela. Ogni volta ci provo, poi il tappo non si sa dove vado a finire. Pronti? Che perfetta, guarda che stappo, una professionista. Ecco qua ragazzi, uno per voi, uno per me, e speriamo veramente di berlo fisicamente assieme. Mo adesso vi faccio vedere il bucchettino, si vede? Ok, aspetta che prendo il telefono in mano, scusa, perché ogni volta con questo attrezzo non so neanche cosa. Sparita la Jenny, vediamo se riesco a girarvi, si riesce a girare la telecamera in qualche modo? Sì? Ok, eccoci ragazzi, il bucchettino nostro è pronto e mo adesso torniamo tra di noi. Ragazzi, evviva, grazie mille come sempre, siete tanto carini, siete sempre gentili con me, fate sempre dei bei messaggi, vi ringrazio veramente, mi avete dato tanta gioia. Viva, cin cin. Buono, ciao, ci vediamo alla prossima. Ah, però aspetta un attimo, ultima e poi chiudo. Allora, io mi sono detta, ma cioè non siete stufi di vedere la mia cucina, ma pensate se cioè qualcuno di voi potrebbe ospitarmi. Io faccio da mangiare, pulisco bene, non vi lascio sporco da nessuna parte, portano in cucina, che ne dite se facciamo una trasferta a casa di amici? Non possiamo, per cambiare un po'? Bene, dai ragazzi, Gabina, tieni pronta che tra un po' arrivo a trovarti. Ciao a tutti ragazzi, ciao, grazie.